Allora siamo in diretta col gruppo 2006, portiere, che gara è stata? Non l'ho vista, raccontamela. È abbastanza complicata all'inizio, perdevamo 2-0, due gol. Il primo per un errore della difesa, il secondo su punizione, ho provato a prenderla ma era angolata, bella potente, non ce l'ho fatta. Invece nel secondo tempo l'allenatore ha dato una scossa, siamo rientrati, dopo poco abbiamo fatto il primo gol. Con difficoltà abbiamo fatto anche il secondo e poco dopo anche il terzo, e siamo riusciti poi dopo a conservarlo, per cui bella partita, ma penso che quelli da intervistare sarebbero gli altri. Grazie, grazie. Andiamo a rubare altre indicazioni. Andiamo dal numero 6. Numero 6, vieni qua, 6. Ah no, Sam. Raccontaci un po' questa gara, dai, che siamo in diretta nazionale con tutta Italia e tutta Europa. Che gara è stata? Io non l'ho vista, raccontamela. Ho messo la grinta, abbiamo messo tutti la grinta. Venite qua, venite qua. Oh, venite, venite qua, venite qua. Io che cazzo devo dire? Vamos! Primo tempo. Silenzio. Primo tempo abbiamo fatto una partita. Una cagata? Una partita non discreta. Ma è entrato a San. Siamo entrati negli spogliatoi, abbiamo cambiato tutti mentalità e abbiamo vinto. Oh, ma chi ha fatto gol? Chi è che ha fatto gol? Lui è lui. Che gara è stata? Vieni qua, tu sei nuovo, giusto? Come ti chiami? Nome e cognome? Assanza. A me che buio che sei. Quanti gol hai fatto? Due. Com'è questo gruppo? Tu vieni da dove vieni? Da Lucento. Come trovi questo gruppo? Com'è? Bene, bene. Che ruolo gioco? Attaccante? Destra? Attaccante. Ah. Fascio. È quello il tuo ruolo? Sì. Ok. Però oggi l'hanno messo in trequartista, però... Ha fatto la grande gara. Ottimo ragazzi, bocca al lupo, dai! Capitano, che gara è stata? È stata una bella gara. Prendiamo 2-0, però nell'intervallo il mister ci ha dato la carica e siamo riusciti a montarlo. Che cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? La carica del mister. Noi abbiamo preso un po' fiducia nella partita. Qualche cambio? Io non l'ho vista la gara. Ha fatto qualche cambio tra primo e secondo tempo? Ha fatto entrare Hassan al posto di Manu, che non stava tanto bene. È entrato, ha segnato subito e poi ci ha regalato il gol vittorio. Porta morale questa vittoria, perché dal 2-0 a finire 3-2 è tanta roba. Sì. Vincendo questa partita abbiamo preso più confidenza sia con noi. Un attacco micidiale poi, esatto. Anche, mamma mia, veramente. Oh. Io mi sono visto due gol spettacolari. Grazie a te e alla prossima. Scesi un po' gli animi alla fine, però... Dai, tutto sommato, secondo me, i punti l'abbiamo vinta noi. Abbiamo detto il nostro attacco era micidiale. Grandi mister! E quando siamo partiti bene, grande Gilaldo, siamo partiti un po' così sottotono. Abbiamo regalato il primo gol, abbiamo, secondo me, regalato anche un po' la punizione, perché l'ha calciata bene, forte, però, secondo me, siamo partiti un po' mosci rispetto a loro. Infatti. E nonostante quello nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, non so perché, visto la partita, visto che abbiamo avuto diverse occasioni, però se non la butti dentro rischi poi di perderla, alla fine è andata bene, l'abbiamo addirittura vinta. Domenica prossima? Domenica prossima andiamo ad Avigliano. Gara difficile? Gara difficile, a vederla la classifica no, però tutte le partite se non le giochi sono tutte difficili. Complimenti mister, alla grazie, prossima. Grazie.